Voglio subito fare un plauso a questi uomini che obiettivamente in una condizione non facile anche dal punto di vista dell'organico hanno assicurato un servizio fondamentale che era quello del controllo del lockdown e anche, diciamo, la sicurezza generale dei cittadini perché non hanno interrotto gli ordinari servizi di sicurezza stradale, di sicurezza delle attività che necessitano di un maggiore controllo perché è chiaro che quando c'è una chiusura totale c'è il rischio di atti vandalici, non è che i delinquenti sono andati in ferie, sono sempre presenti, però la presenza dei nostri vigili, unitamente a quella delle forze dell'ordine, ha consentito di avere una gestione ordinata di questo periodo di crisi durissima e in questo senso però voglio ringraziare anche i cittadini che adesso, dopo 6 domeniche, dopo quasi 2 mesi di blocco, possiamo dire che hanno rispettato almeno fino ad oggi in massima parte l'ordinanza. I cittadini hanno compreso l'importanza del rispetto delle regole e dai controlli è emerso che sono state pochissime le violazioni contestate. Come sta andando oggi? Ah, oggi, parlando qui con i vigili, ho appreso che la città sostanzialmente ha risposto ancora una volta bene, poche macchine in giro, poche persone in giro, è stata irrogata forse una multa, e poi per il resto tutto a posto come le altre domeniche, le altre giornate.